E tu riuscirai ad andare in pensione? Ma io spero di arrivarci, anche se non sono abbastanza ottimista. Ma riuscirei ad avere un rapporto continuativo fino ai 60 anni, 65 anni? Ma io penso proprio di no. Un rapporto continuativo all'interno dell'azienda, come dovrebbero cambiare le cose, secondo me uno di una certa età non può tenere i ritmi che intendono loro, e automaticamente, secondo me, io sono tagliato fuori, proprio per il metodo di lavoro che vogliono creare. Pensi che ti faranno rientrare in fabbrica, visto che sei un Cobas? Ma se dicono che c'è la democrazia e ogni pensiero, ogni uomo è libero di esprimere il proprio pensiero, penso di sì. Quanti anni dovresti lavorare per andare in pensione? Io per andare in pensione, con la famosa nuova legge, dovrei lavorare ancora a 7 anni. Per i 41, perché adesso. E tu, Andrea, quanto dovresti lavorare? Anch'io 7 anni. E se la Fiat non vi assume, dove li trovate 7 anni per andare in pensione? È una bella domanda questa qua. Ma noi faremo tutto possibile affinché ci vengano riconosciuti i nostri diritti. E tutti questi anni di lotta non possiamo abbandonare quello che abbiamo conquistato con la lotta di tutti i lavoratori. Pensi come Andrea che è necessaria un'integrazione al reddito? Io penso che in questo momento qua ci vorrebbe un salario garantito a chi perde il posto di lavoro. E vedi prospettive in questo senso? Secondo me, se si affronta la strada di un salario garantito, forse ci sarebbero più prospettive per quanto riguarda tutto quello che sta succedendo. Vedo che sei combattivo. Pensi che i giovani devono essere più combattivi? I giovani da adesso devono dare una risposta, perché è il momento di dare una vera risposta sia al governo e sia a tutto quello che sta succedendo qua in Italia e nel mondo. Perché noi, negli anni che furono, abbiamo lottato sempre per i nostri diritti, affinché anche loro ne avrebbero tratto dei benefici. E oggi i giovani devono muoversi e devono fare delle vere lotte per conquistare quello che gli è dovuto. Sul presidio, visto che tu sei presente, cosa pensi? Io penso che i compagni, la gente dovrebbe rendere merito ai compagni che veramente stanno lottando e stanno cercando di smuovere un po' le coscienze affinché la gente capisca l'importanza, che questa è una cosa che ci può rendere molto più uniti. Andrea mi ha detto che è stata una bella esperienza, cosa ne pensi? È stata un'esperienza che con i compagni abbiamo avuto anche modo di riuscire a capirci, a cercare di discutere dei vari problemi. È stata, per me, questa è un'esperienza che ho vissuto già negli anni durante i 35 giorni. Ma sei stato cassa integrato anche allora? Sì, sono stato cassa integrato anche allora. Differenza tra la cassa integrazione degli anni 80 e quelle di adesso? La differenza è che nei famosi anni 80 la cassa integrazione venivi decurtato solo del salario, della produttività. Non producendo ti venivano tolti i soldi del premio di produzione, mentre oggi, se fai più di un mese, riesci a prendere 700-800 euro al massimo. Quindi diciamo che un taglio di 400 euro buoni sullo stipendio mensile classico. Che significa poi in pratica il 40% dello stipendio. Certo. Che probabilmente è difficile per poter andare avanti. Sicuramente, ogni famiglia, essendo decurtato perché già i salari sono quelli che sono, in più vieni decurtato di queste altre 400-500 euro, la vita è già quella che è dura andare avanti. Prospettive di lotta?
prospettive di lotte, secondo me, per continuare questa iniziativa, diciamo. Per continuare questa iniziativa qua abbiamo bisogno sicuramente del sostegno di tutti i lavoratori che mettono una mano sulla coscienza e riescono a capire per dare un futuro anche ai loro figli, perché in questo momento qua con le nuove manovre, specialmente quello che riguarda le pensioni, per quanto riguarda il lavoro e tutto, dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e dire dobbiamo fare qualche cosa per questi ragazzi qua.